Questo uomo che abbiamo sentito. Mi fa piacere! Questo uomo che abbiamo sentito parlare della Grecia e ci ha spiegato qual è la virtù dell'euro, questo uomo è un bugiardo, oltre a essere un criminale, perché è stato messo al governo da un golpe finanziario che si è verificato dall'11 di novembre al 16 di novembre. Questo uomo vi mente perché è un docente universitario di economia, è un monetarista e sa perfettamente che la catastrofe economica che sta inglobando l'Europa, distruggendo il Sud Europa, è un progetto di 70 anni che nasce con l'economista francese François Perrou, un filo nazista francese che si inventò la moneta unica. Monti studia queste cose, le sa perfettamente. L'euro è stato disegnato da un progetto franco-tedesco di 70 anni per arrivare alla distruzione del Sud Europa. Quello che stiamo vedendo, le aziende italiane stanno vedendo oggi, è un progetto di distruzione, di deflazione economica del Sud Europa. Monti sa queste cose, è un bugiardo, non spiega al pubblico qual è la reale natura dell'euro, chi emette l'euro, dove finisce l'euro quando viene emesso e che cosa succede agli stati ex sovrani oggi per avere la moneta necessaria per la spesa pubblica. L'euro è emesso da un sistema di banche centrali, viene immesso direttamente nelle riserve dei mercati di capitali privati europei, gli stati ex sovrani devono andare a bussare la porta da questi strozzini e chiedere ogni singolo euro che spendono per i cancellini delle scuole, per gli stipendi degli insegnanti, eccetera. Vengono strozzinati dai tassi di interesse e questo ha creato il disastro economico e finanziario. Dall'analisi che ha fatto tolgo la parola. Abbiamo criminale fatto uno studio con totalmente. 12 economisti internazionali su questo. Sì. No, perché l'analisi ci sta, però il criminale non ci sta per niente. L'analisi ha molti elementi di verità. Il problema è che poi per un paese, un'opinione pubblica, dei telespettatori disabituati a ragionare dopo anni e anni e anni di barbarimento culturale e di disinformazione, caro Paolo, si ricorderanno il criminale invece che l'analisi. Quindi tu ci stai facendo un torto, pur condividendo il discorso sull'analisi. Si ricorderanno tutti questa cosa qui. Prendiamola. Al di là del fatto. Scusa, finisco. Ma tu le vivi le 24 ore di un sottoccupato calabrese? Le vivi le 24 forse ore non di una ci siamo mandersina? Però non sto dicendo... Ha maggior ragione, non serve a tavolino. Vabbè, allora, per deflazionare l'economia e mandare milioni di famiglie e di aziende alla rovina. Allora, mi sembrava per un cartello di speculatori finanziari. Mi sembrava di essere stato chiaro. E di industrie neomercantili franco-tedesche a cui lui risponde. Vabbè, mi sembrava di essere stato chiaro. Tra no, un noi po', prendiamo assolutamente momento, le posso distanze. Finire io. Siamo sulla RAI e non possiamo consentire che passino queste cose. Non si può insultare il Presidente del Consiglio in questo modo. Ma è una cosa vergognosa, Polanino, ma è inaccettabile quello che è avvenuto qua dentro. Polanino, stiamo parlando d'accordo. Del Presidente del Consiglio che sta cercando di lavorare, di salvare il nostro paese, allora, è stato insultato Polanino. In questo modo. Io non accetto. Polanino, ho detto io per primo che prendo le distanze dalla parola criminale, l'ho detto qui. E lo ridico anch'io, prendiamo assolutamente. Al di là delle battute, capitani coraggiosi, mia nonna. Io oggi sto orgogliosamente in Parlamento, sì. Nel Partito Democratico, faccio orgogliosamente il parlamentare, sì, non e non posso niente. Accettare che sulla TV pubblica si possano proferire questi insulti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Onorevole Polanino, posso rispondere? Caso, per caso detto qualcosa di diverso da quello che dice lei? No, benissimo. Lo diciamo in due. Prima con l'annino, con la storia della nonna, i capitani coraggiosi, polvere siamo e polvere torneremo, queste cose qua. Ecco, nonna capisce, mi pare che non capisca, che nel momento in cui ho detto a Barnard parliamo di analisi e di valutazioni, ma gli dai del criminale, offende il Presidente del Consiglio e tutti si ricordano questo, quindi, per cui si parla. Io la dico come perché, capisco. Perché mi interrompe? Perché stia zitto. Calma. Colanino, posso finire? Colanino, io ho rifatto lei.
Lei non se n'è accorto, ma io ho rifatto io lei. Non l'ho detto di stare zitto. Allora, appunto, le mancava la gancia. Sì, allora, sì. Mi pare... Andiamo a chiudere. Mi pare... Non sono riuscito a parlare. Allora, così come ho fatto parlare non lei, voglio sentire parlare... Barra, voglio sentire parlare anche Bea. Io vorrei capire se è stata posta correttamente la questione intorno a cui si gira qui stasera e in generale da 6-7 mesi. Chi è che ci ha ridotto in questo stato al punto da far venire Monti? Chi è stato? Berlusconi? Da solo poteva combinare sto macello? No! È stata un'intera classe politica e un paese che in 20 anni, in 30 anni si è rovinato. Non solo, ma se non si fa... Ma non solo, ma se non si fa l'analisi e non viene correttamente detto il tipo di malattia di cui soffriamo, anche il tipo di medico può essere sbagliato. Finché non si chiarisce il tipo di malattia, perché l'Italia è un paese col buco dentro? Perché è malato? Perché? Soltanto per un problema economico, perché noi stiamo parlando solo di, per carità, naturalmente il problema economico è decisivo, soprattutto in questi tempi, ma rientra in un concetto di imbarbarimento, di regressione culturale, di crisi della famiglia, della scuola, di valori, di gente che in Parlamento ci va cooptata per il cognome o per altri motivi. Non mi sto riferendo a lei, ecco la Nino a scanso di né a sua nonna. E dicevo, quindi cioè, è veramente da rifare tutto questo paese. È arrivato Monti e ha pensato alle banche.